È stato uno degli inizi più tormentati di sempre per la Serie B e la conclusione non vuole essere da meno dopo la bufera di ieri, dalla retrocessione del Palermo all'ultimo posto alla decisione del consiglio direttivo della Lega di Serie B che, anziché far slittare le date dei play-off, come in tanti si aspettavano in caso di condanna dei rosanero, ha confermato che gli spareggi post-campionato partiranno nelle date già comunicate, il 17 e 18 maggio. Come ancora più sorprendente la decisione di non far disputare il play-out, aggiungendo la retrocessione in C del Palermo a quelle già date dal campo, Carpi, Padova e Foggia, società quest'ultima beffata poiché confidava, come da nuova classifica, nello spareggio con la Salernitana. Va detto che la Lega di B già in estate aveva sfidato tutto e tutti, forzando il format a 19 squadre, sono piovuti ricorsi e controricorsi, ma il campionato è partito ed è giunto alla fine con quelle 19 squadre, con buona pace delle ricorrenti che si sono sciroppate la Serie C, peraltro a suon di recuperi, viste le partite non giocate a inizio anno. Anche in questo caso la Lega di B tira dritto, ritenendo evidentemente solida e blindata la sentenza di primo grado e non ribaltabile in appello. Provando a isolarsi da questo caos, il Pescara da tutte queste dinamiche è la squadra che esce con più vantaggi. Passare dal quinto al quarto posto vuol dire evitare il primo turno di playoff, accedere direttamente alla semifinale, giocare il ritorno in casa e possibilità di passare il turno anche facendo lo stesso numero di gol dell'avversario nell'ambito del doppio confronto. Il Benevento, ad esempio, passa dal quarto al terzo posto, ma era già qualificato direttamente alla semifinale. Ci ha guadagnato anche il Perugia, da prima esclusa a ripescata nei playoff e potenziale avversaria del Delfino, che attende la vincente del match di sabato sera al Bentegodi tra Verona e Perugia. E mercoledì 22 gennaio il Pescara giocherà in trasferta la semifinale d'andata. Dunque Baby Pillon ha ancora 8 giorni a disposizione per preparare la squadra, tempo che servirà ad avere un gruppo pronto, più fresco e riposato. Ieri ad esempio, alla ripresa degli allenamenti, hanno svolto lavoro differenziato in 4. Del Grosso alle prese col problema alla caviglia per il quale ha saltato il match con la Salernitana, Memusciai, Bruno affaticato e Fiorillo che lamenta una lombalgia, periodo che servirà anche a Marras e al Bomber Mancuso che hanno evidenziato segnali di stanchezza nell'ultimo periodo. Intanto il CT Paolo Nicolato ha diramato le convocazioni per i mondiali Under 20 che inizieranno il 23 maggio. Non ci sono Mirko Antonucci e Riccardo Sottil, c'è Cristian Capone e c'è anche Davide Bettella, ma grazie all'intesa trovata dal presidente Sebastiani con lo staff dell'Under 20, il giovane difensore in prestito dall'Atalanta resterà a Pescara e giocherà i playoff e solo in caso di estrema necessità raggiungerà gli azzurrini. Dunque Pillon sarà privo di Capone e di Elisalde, già con l'Under 20 uruguaiana.